poco da dire. Una partita sontuosa di Lionel Messi e di Julian Alvarez che portano meritatamente l'Argentina in finale. Però voglio dire una cosa. Ha ragione Adani, insomma, il più forte della storia. Ci dobbiamo inchinare a Adani, voglio. Stasera poi niente, non si può dire niente. Vincerà la Coppa del Mondo, Messi più grande di Maradona. Stasera gol, rigore, assist. Croazia annichilita. Ragazzi, mamma mia! Mamma mia! Che cosa abbiamo visto? Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Comunque andrà questo mondiale a questo punto. Ci auguriamo tutti quanti che o faccia veramente il miracolo il Marocco, e quello è un vero e proprio miracolo, oppure che lo vinca l'Argentina, perché io mi domando come si faccia a gufare contro l'Argentina, regà, e dai! Cioè, io mai avrei pensato che per colpa di un coglione come Adani io dovevo odiare l'Argentina. Cioè, io quando gioco all'Argentina non è che faccio il tifo contro l'Argentina o contro me. Io faccio il tifo contro Adani. Messi si prende la copertina di questi mondiali, lo possiamo dire tranquillamente. È un Messi maradoniano, voglio. Messi maradoniano. Argentina in finale. Adani, vergognati. Vergognati. Messi può essere pure un grande giocatore. Potrebbe essere pure un grande giocatore, ma mai lo dovete paragonare a Maradona. Mai, non vi dovete mai permettere, perché Maradona è il dio del calcio. Non dobbiamo fare antipatie e simpatie, perché lo so che qualcuno soffre a vedere, perché noi siamo Maradona, si soffre all'idea che poi si facciano paragoni stupidi e sbagliati, epoche diverse, situazioni diverse. Messi, secondo me, questo mondiale lo sta anche meritando. Poi il paragone con il dio del calcio, secondo me, non va proprio fatto. Andiamo in finale, mamma mia ragazzi, se vince sto mondiale, mamma mia, che succede se vince sto mondiale. E in finale manca una partita, l'Argentina è separata da quella coppa che manca da troppi anni, da una partita secca, e quindi stiamo là ormai. Oggi abbiamo visto, anche se per poco, il miglior giocatore degli ultimi 20-25 anni, Ronaldinho, che è stato inquadrato per 15 secondi in tribuna. Poi Adani, come al solito, Adani subito si carica, sempre, il miglior giocatore del mondo, qua, sempre, insomma, tutte queste cacate che dice Adani. Cioè, non fallo pesare. Messi è forte, lo sappiamo tutti che è forte. Oh, fai pesare, no? Diventi pure antipatico, capito? Diventi. Ha dominato il mondiale, soggetto il numero 10, soggetto la pulce, soggetto Lionel Messi. Ha dominato il mondiale. Un grande Messi trascina l'Argentina in finale. È stato un crescendo quello dell'Argentina. Dopo la prima partita, dopo la prima sconfitta, l'unica sconfitta contro l'Arabia Saudita, l'Argentina ha iniziato a giocare a calcio. Argentina in finale, allora, Argentina in finale, il nano in finale, il nano malefico. Una partita veramente orrenda. Mi sono fatto due palle enormi per il non gioco della Croazia. Una partita tra due squadre scarse, non avevo mai visto una semifinale di mondiale tra due squadre veramente, cioè, non ho parole, non capisco come queste due squadre siano potute arrivare in finale, in semifinale.